Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Visto che in città è impossibile viverci oggi con questo caldo, ho optato per la collina e mi trovo in un bel posto alto, come potete vedere. Una bella veduta da qua sopra. Magari sentite un po' di vento, perché oggi c'è parecchio vento dovuto a questo nuvoloso che c'è. Doveva piovere un po'. Verso Lucca ha piovuto. Qui ha fatto due gocce, ma come ieri, d'altronde. Qui è un bel posto, eh. A proposito, mi trovo sulle cave di Monsumanalto. Andiamo a farci una passeggiata, eh. Non si sa che roba c'era qui, mezzo murato. Oddio, fa caldo anche qui, eh. Magari non quel caldo che c'è in città. Comunque. Non so dove va a finire questo sentiero, ma proviamo. Lassù è un po' nero il tempo, a parte che non sono neanche tanto distante dalla macchina. Quassù che c'è? Ah, qui ci dovrebbe essere sul retro del ristorante. Eh sì. Da lì si va fino in piazza. Qua ci sono i ripetitori. Caldo, caldo anche. Poi specialmente fa questa salita. E vediamo un po' dove si finisce. Si intravede una piscina. Non so dove vada a finire questa strada qui. Il problema è che è parecchio in pendenza, poi bisogna farla risalire. Qui sono posti che ci vieni con la moto, al sicuro. Sì. Questi sono posti da trial. Di solito dove ci sono le pietre ci possono essere nascoste sotto le vipere. Comunque c'è dei riferimenti fatti col pennello, quelli qua giù, questi qua rosso e bianco. Sicuramente hanno un riferimento per le moto trial. Eh sì, guardate qua. Non so dove vada a finire questa strada. Qua c'è un altro sentierino. Pensare che io volevo un posto dove non sudare. Invece così mi faccio una super sudata. Ogni tanto sento qualche rumore strano nell'erba. Qua c'è un'altra porta, chissà quanti anni c'ha.
Bella. Eh sì, perché una volta tutti i paesini avevano una porta che poi, arrivata la sera, la chiudevano. E da quanto so io c'erano anche i guardiani che controllavano. Faccio un altro ponticino fatto apposta per passare con la moto. Questo è un posto anche che si può fare anche in mountain bike, volendo. Al massimo posso arrivare lì, poi torno indietro. Anche perché qui c'è veramente, ma veramente caldo. Basta, mi sono anche troppo spinto troppo in là. Anche perché devo farla tutta alla rovescia. Quindi già sto facendo una sudata non indifferente. Arco di Mariola. Scendere è facile e salirla, che viene il bello. Qua giudicando dalle voci c'è gente che si diverte. Passiamo di qua così si va in piazza. Il battito cardiaco, visto che c'è un po' di fiatone, 100, 173. Sono tanto abituato a fare le camminate, figuriamoci se dovessi correre. 173 battiti al minuto, tanta roba, eh. Senti come cantano quelle cicale. Comunque è nettamente meglio quassù rispetto in città, eh. Anche perché siamo sui 328 300 330 metri sul livello del mare, dove abito io a malapena sono 14, quindi c'è differenza, e anche parecchia. Ora me ne sto tornando giù, ho fatto praticamente, sono partito da laggiù, ho fatto tutto il giro, poi sono sceso giù e poi sono tornato qua. Ho fatto un bel giro. Ci voleva un po', due o tre gocce d'acqua per rinfrescarsi un po'. Avrei avuto la mountain bike, quella stradina tutta, quel percorso apposta per bike o per trial, l'avrei fatta molto volentieri. Magari quelle mountain bike che hanno fatto ora con quelle ruote gigantesche, con quei rotoni che ho visto qualche video su YouTube, alcuni ci sono andati sulla spiaggia, con quei rotoni posso ben crederci. Sono arrivato quasi alla macchina. Dalla gita al castello di Monsumanarto, a tre gita, qui come andare a lavorare. In pratica il monte che vedete lì davanti è il Monte Serra. Ora si vede male, però in vetta ci sono tutti i ripetitori. Rai, radio, tutto. Qui a destra c'è, che si vede un po' male, Monte Catini Alto. Questa è l'autostrada, Firenze Mare. A diritto a me si vede, si intravede il Palaterme, quella struttura fatta a cupola.
qui c'è il padule, cioè proprio il padule no, bisogna ancora parecchio camminare. In pratica è tutto laggiù a diritto, dove vedete il verde. Ragazzi, mi riposo 2 secondi e poi si continua, eh. Mi bevo anche un po' d'acqua, visto che l'ho messa qua a raffreddare. Si spera che a quest'ora qui ci siamo, non dico tanto, ma almeno un minimo raffreddata. Che sudata che ho fatto! Ora si è annuvolato un po', ma non lo so se pioverà, eh. Io spero, perché almeno si rinfresca anche per quando si dorme la sera. Questa è un'altra parte di cava. Andare a giro con questo cardo è veramente, veramente impossibile. Quanti gradi abbiamo adesso? La temperatura attuale a Monsun Mano Terme è di 28 gradi. 28 sono calati perché siamo quasi. Sono calati quasi 10 gradi, eh. Facciamo anche rifornimento. In pratica mi serve soltanto come spunto d'accensione, perché poi la macchina va a GPL, quindi la benzina serve soltanto per poco. Allora, ragazzi, qua avete la possibilità di prenotare la vostra bicicletta, in pratica affittandola. È semplice come funziona, non dovete fare altro che con la fotocamera prendere questo codice e scaricare l'applicazione. Poi dirà tutta l'applicazione quanto costa, le tariffe e tutto il resto. Ci sono le varie mappe dell'area di Montecatini dove ci sono questi box dove riporre e dove riprendere la bicicletta, quindi più semplice di così. Tariffe non sono neanche tanto alte, diciamo una mezz'ora è gratuita, 2 ore sono 50 centesimi, non è male. Monitoriamo la camminata. GPS agganciato. Partenza. Ragazzi, è parecchio caldo, eh. Andiamo a farci una giratina in pineta, sperando che sia un po' più fresco, visto che c'è tante piante qua. Sono tutti al mare. Parcheggio così grande, le macchine si contano su una mano, quindi però non è caldo, si sta abbastanza bene. Qualcuno c'è, soltanto che ho dovuto lasciare la macchina lassù in cima perché qui è tutto a pagamento. Potete vedere tutte strisce blu ovunque, eh. Devo dire che anche sotto la luce del sole si vede abbastanza bene. La pineta è veramente immensa, finisce mai. Qua c'è l'albero che quando ero bambino ci salivo sopra, è l'unico che c'ha il ramo grosso che arriva giù. Ora ve ci porto, eh.
8 minuti, no, diciamo 9. Quando sei distratto da luoghi non ti rendi neanche conto di quanto hai camminato, però se poi guardi il gear sono 10 minuti e 54 secondi e poi ci sono tutti i dati, distanza, tempi, calorie bruciate. Ora io ho fatto un'altra strada per andare verso la macchina e poi si riparte. Siamo giunti alla fine di questo video, se vi è piaciuto come sempre vi ricordo a iscrivervi al canale, attivate la campanella e condividete il video. Siamo partiti con un'escursione piccola sulle cave di Monsumanalto e poi siamo finiti qua sotto, nella bellissima pineta di Monte Catini Terme. Dopo aver fatto questa lunga camminata e dopo aver calcolato i miei 15 minuti di camminata, anche se oggi non è tanto caldo, io ho caldo uguale. Vabbè, ma questa fa parte del piano. Ciao ragazzi e alla prossima. Stoppiamo l'attività. Termina. In pratica qua ci sono c'è tutto il resoconto di quello che abbiamo fatto. E infine c'è anche la cartina. Non so se la vedrete.